Candela e glitter. Natale e le candele sono un connubio indissolubile e io oggi vi faccio vedere come decorare un portacandele, un semplicissimo portacandele di vetro, come questo. Tutto l'occorrente lo trovate qua sotto oppure sul blog. È semplicissimo e veramente rapido. Io ho scelto tre rotoli di nastro adesivo di dimensioni diverse. Potete anche farlo tutto uguale, cioè tutto con lo stesso nastro adesivo, potete, insomma, fare come al solito. Io vi do un'idea, poi voi la sviluppate. Prendete il nastro adesivo e riempite completamente il vaso. Questo perché? Perché per fare le righe dritte, andando soltanto con il nastro adesivo così in campo libero, diciamo, è quasi impossibile. Quindi io utilizzo la base del mio portacandele per andare dritta. Lo arrotolo tutto intorno in questo modo. Naturalmente è nastro adesivo di carta. Quindi, come vi dicevo, mettete la base perché il filo di questo pezzo di nastro adesivo vi servirà per andare dritto per tutti i successivi. Questo alla fine lo toglieremo perché sarà una delle righe decorate. Però adesso mi serve, quindi in questo modo io riempio tutto il portacandele. È più facile da fare che non da spiegare. Prendo l'altra misura di nastro adesivo e la posiziono sotto quello che ho già applicato. Adesso, quando tolgo tutti i pezzi di nastro in più, capirete immediatamente che cosa succede. L'unico piccolo 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 accorgimento che dovete avere è di non sovrapporre il nastro adesivo. Deve essere proprio un pezzo, deve essere a filo con l'altro, perché se è sovrapposto, poi quando togliete quello che non vi serve, vi si alza tutto. Una volta riempito con il nastro adesivo di carta, dovete decidere quali sono le righe che volete decorare. Quindi io voglio fare sicuramente questa del basso. E poi tolgo le altre alternatamente. E questa qua su invece le lascio. Ne faccio soltanto tre. Potete farlo come volete, potete fare tutte le righe uguali, potete farle tutto dello stesso colore, potete fare, insomma, come al solito, io vi do l'idea e poi voi la sviluppate. Prendete della colla vinilica e la passate con un pennello direttamente sul vetro. Non è diluita. Prendete Allora, io ne faccio uno alla volta, preferisco, perché adesso lo andrò a riempire di glitter. Se io avessi la colla anche sotto, poi quando tolgo i glitter inevitabilmente finiscono anche sulla colla, perché come al solito la colla fa il suo dovere di colla. Quindi io ne faccio uno, così uno alla volta, riempio di colla una riga alla volta, in modo tale che se ho dei glitter che sono vagolanti sul resto del mio portacandele, li posso pulire prima di passare il colore. Di solito quando lavoro con i glitter preferisco mettere un piatto sotto, sia per recuperarli, sia per evitare che tutta la casa, anche se quello è un po' inevitabile, sia poi piena di glitter. Quindi, come se fosse del sale, passo i glitter sulla colla. Girando il portacandele. Se ci sono dei pezzettini dove la colla non c'è, non ha attaccato bene, qualsiasi cosa, non importa perché una volta asciutto potete andare a ritoccare esattamente là dove i glitter mancano. Questo è un progetto veramente, veramente carino perché è semplice, però di grande effetto. Vedete, per esempio, qua non ho messo bene la colla. Potrei anche rimettercela direttamente adesso. Qua e qua. Comunque si può fare anche in un secondo tempo. Questi poi li recupero, quindi non mischio agli altri e mi preparo con i glitter color bronzo. Stessa cosa, metto la colla.
Questo progetto l'ho fatto in tantissimi eventi dal vivo e devo dire che quelli che sono venuti a vedermi erano molto contenti. Quindi ho deciso di rifarlo sul blog. Una volta finito di passare glitter, togliete il nastro adesivo. La prima volta che io l'ho fatto questa cosa, quando ho fatto la prova, ho lasciato asciugare tutto con il nastro adesivo sopra. Cosa è successo? Che inevitabilmente la colla finisce sopra il nastro adesivo e quindi poi quando ho tolto il nastro adesivo ha fatto una specie di pellicola e ho tolto anche una parte del glitter. Quindi il nastro adesivo va tolto quando la colla è ancora fresca. La seconda domanda che sicuramente mi farete è: ma resiste? Dovete lasciarlo asciugare almeno 24 ore, almeno. Dopodiché diventa estremamente solido. Certo, se andate lì che grattate sotto l'acqua con una spugnetta abrasiva, no. Però anche con l'unghia così non se ne va. Quindi la risposta è sì, è sufficientemente solido. Ultima cosa da dire, ma questa ve l'ho già detto, solo che ve la ripeto. Se ci sono dei buchi, se ci sono dei punti dove non siete contenti, semplicissimo, il giorno dopo o quando comunque è tutto asciutto, con un pennellino mettete prima la colla, poi il glitter e viene perfetto. Ultima cosa, ma non dico più niente, la colla, lo sapete, però ve lo ricordo, la colla vinilica diventa completamente trasparente, quindi se avete dei pezzettini dove la colla fuoriesce dal nastro adesivo, non vi preoccupate perché poi diventerà trasparente. Mi sembra aver detto tutto. Metto dentro la candela, non è asciutto quindi non lo tocco troppo, però ecco come fare. E buon Natale, naturalmente. Se ti è piaciuto questo video tutorial, puoi continuare a seguirmi sul blog Come fare con Barbara, puoi iscriverti al mio canale YouTube oppure puoi guardare il prossimo video che ho scelto per te. Ecco come fare.